Fanti sull'Emerlay parla delle fusine che per primo ha ritrovato i resti e dice situazione assurda. Nuovo capitolo della storia dei Fanti dell'Emerlay. Parla Giovanni dalle fusine che per primo ha scoperto i resti e dice questa è una situazione assurda. Quello che fa pensare è ma è un cadavere che viene segnalato, deve essere estratto con i fondi di un privato, è questo perché a tutti gli effetti al momento della segnalazione c'era un cadavere lasciato in mezzo al bosco. Resto un po' perplesso di questo metodo per andare a controllare se effettivamente si trattava di soldati, se si trattava di un omicidio, di partigiani, di quant'altro. E in effetti il dubbio di Giovanni dalle fusine, lo storico che per primo insieme a una troupe di History Channel ha scoperto i fanti del Monte Emerlay, è legittimo. Se al posto della loro stiamo parlando di persone preparate che hanno capito immediatamente la situazione, alle autorità fosse arrivata la segnalazione da un cittadino qualsiasi alle prese con delle ossa sotterrate, le modalità e i tempi di intervento sarebbero stati sicuramente diversi. E invece, per assurdo, proprio la loro competenza in materia, hanno capito che si trattava di resti di fanti della Prima Guerra Mondiale, ha rallentato il processo e costretto un privato a pagare di tasca propria il recupero. Dalle fusine purtroppo non ha novità, non è stata nemmeno fissata una data per continuare le operazioni di scavo. Data di ripresa non c'è ancora, l'USL mi diceva attraverso sempre la segretaria del direttore che sono in attesa di un nulla osta da parte della procura. L'ULS pochi giorni fa ci aveva detto che lo scavo sarebbe stato ultimato entro ottobre. Con la stagione invernale alle porte, la finestra per un possibile intervento è sempre più corta. Certo, più si aspetta e più il terreno può gelare, parlano già di qualche centimetro di neve in zona Verena, che mi sembra sia 500 metri più alto del Monte Emerlay, quindi sì, questione di qualche settimana e poi sarà non irraggiungibile il posto, ma non sarà certo operabile uno scavo. E le operazioni che riguardano il recupero dei fanti caduti sul Monte Emerlay, finanziate fino a questo momento da un privato, sono ferme. Nell'anno proprio in cui si celebra il centenario della Grande Guerra, le autorità preposte dovrebbero dare una risposta immediata. E proprio a questo tema si dedica anche il nostro TG Linea Aperta di questa settimana con il quesito. Quanto ancora devono aspettare i fanti caduti sul Monte Emerlay? Diteci la vostra opinione agli indirizzi che state vedendo in sovrimpressione.